Ancora un paio di settimane prenderanno il via i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di alcune strade cittadine. La Regione sblocca i primi 2,5 milioni di fondi europei che consentiranno agli automobilisti partenopei di tirare un sospiro di sollievo. Ed è solo un primo passo verso la risistemazione delle strade comunali, che vedrà inizialmente 9 interventi in via Posillipo, via Miano, Calata Capodichino, Colli Aminei, Fuorigrotta e nella zona ospedaliera. Toccherà in un secondo momento anche a via Manzoni, via Orazio, Ponti Rossi e via Don Bosco. Si tratta di 12 milioni per la manutenzione straordinaria di diverse strade, da via Posillipo, Calata Capodichino, via Leopardi, cioè diverse strade che hanno urgente bisogno di essere mantenute e che proprio un anno fa purtroppo i cantieri si erano fermati perché, essendo fondi regionali, la Regione non aveva proceduto allo sblocco delle risorse. Una notizia da troppo tempo attesa, tanti i disagi che buche e strade dissestate provocano quotidianamente non soltanto a chi si muove in auto. E dopo circa un anno di stop ai lavori per problemi di procedura, l'assessore alla mobilità Anna Donati si dichiara soddisfatta del risultato raggiunto. Dopo un intenso lavoro dove la Regione ci ha chiesto ulteriore documentazione, finalmente, dopo mesi di impegno, in particolare lo devo dire del gabinetto del sindaco, la Regione Campania ha sbloccato l'anticipo, e questo ci permetterà di riversarla immediatamente verso le imprese che avevano cominciato i cantieri ma poi si erano fermate, e riavviare entro 10 giorni i lavori, che si completeranno più o meno nel giro di 6 mesi.